Salve a tutti. Ricordate la puntata di Dossier K dedicata al maggiore inesistente? Oggi vi voglio raccontare di un altro grande inganno dei servizi segreti di Londra durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è il caso del falso generale, una vicenda che si intreccia con la storia del cinema. Gran Bretagna, 1944. Le truppe anglo-americane si preparano all'invasione della Normandia, ma come per l'attacco in Sicilia del 1943, si pone un problema: come evitare che i nazisti immaginino dove avverrà lo sbarco? Il brigadiere Dudley Clark del servizio segreto britannico inventa un sistema. Fabbricare falsi carri armati e falsi aerei da posizionare in punti strategici del territorio, in modo che gli aerei da ricognizione tedeschi vedano false divisioni pronte all'azione. I doppiogiochisti al servizio degli alleati fanno arrivare allo spionaggio di Berlino informazioni fasulle per far credere che un attacco sia previsto in Scandinavia, a Calais, nella zona di Bordeaux. Chi ricorda il bestseller di Ken Follett, La cruna del lago, ha presente che la storia è basata su un'immaginaria spia nazista che scopre l'inganno e cerca di informare il Führer dell'attacco imminente da tutt'altra parte. Nel mondo reale nessun agente tedesco scopre l'inganno, ma c'è un inconveniente da risolvere. L'uomo che dovrebbe guidare le truppe britanniche nell'attacco in Normandia è una sorta di equivalente militare di una rock star, il generale Bernard Law Montgomery, già uomo chiave della riconquista del Nord Africa, già uomo chiave della campagna in Italia dopo lo sbarco in Sicilia. Tutti sanno che sarà lui a guidare la prossima invasione dell'Europa. Quindi anche i nazisti sanno che dove si trova il generale Montgomery, lì sarà l'attacco. Occorre dunque evitare che la notorietà e la riconoscibilità del generale tradiscano il bersaglio degli alleati. Ed è a questo punto che la nostra vicenda si intreccia con la storia del cinema. Nel 1927, tratto da un testo dello scrittore ungherese Lajos Biro, viene girato il film Hotel Imperial, un dramma di vendetta e di spie nella Prima Guerra Mondiale, di cui nel 1939 si realizza il remake con Ray Milland e Isa Miranda. Nel 1943 il regista Billy Wilder, in realtà Samuel Wilder, profugo ebreo dalla Germania, ne realizza un ulteriore remake. Questa volta la trama viene trasferita a Tobruk, Nord Africa, 1942, e presentata quasi come la rivelazione di eventi reali. Vi compare Erich von Stroheim nel ruolo del generale tedesco Rommel. Inoltre, il caratterista inglese Miles Mander interpreta un personaggio fittizio, il colonnello Fitzhugh, evidentemente modellato sulla figura del generale Montgomery. Ed ecco che a Londra nasce un'idea. Mentre il vero Montgomery è impegnato a istruire le truppe per lo sbarco in Normandia, perché non prendere un attore che lo interpreti, comparendo in altri punti del mondo in modo da depistare i nazisti? Viene contattato a Hollywood l'attore che ha interpretato un simil Montgomery sullo schermo, Miles Mander, che tuttavia risulta troppo alto per recitare la parte dal vero. Qualcuno ricorda però di avere visto sul palcoscenico in una rivista un altro attore che ha interpretato la parte del generale Montgomery. È un attore pressoché sconosciuto di origine australiana.
si chiama Clifton James. Come Montgomery, è un veterano della Prima Guerra Mondiale. Ha perso un dito in combattimento e ora è in servizio come tenente dell'ufficio pagamenti, ma soprattutto la somiglianza è straordinaria. Sicché l'ancora ignaro tenente Clifton James riceve una telefonata da David Niven, star del cinema inglese e americano. David Niven è ora colonnello della British Army Film Unit con l'incarico di realizzare film di propaganda. Niven convoca James per un provino e lo stagionato tenente scopre, solo in un secondo tempo, che si tratta di una prova dal vero. Dovrà interpretare il generale Montgomery, anche se questo comporta procurargli dito artificiale per sostituire quello perso in guerra e rinunciare a certe abitudini come bere e fumare, perché Montgomery è a stelio e non fuma. Dopo aver trascorso alcuni giorni con il vero Montgomery per impararne il modo di parlare e ogni atteggiamento, l'ancora incredulo Clifton James viene spedito a Gibilterra e successivamente in Nord Africa, ad Algeri, al comando alleato, per farsi vedere, per mettersi in mostra e soprattutto per essere notato dalle spie naziste, le quali lo scambiano per il vero generale e addirittura pensano di ucciderlo. Ma da Berlino giunge l'ordine di non uccidere il generale. È molto meglio seguire i suoi movimenti e soprattutto se Montgomery è nel Mediterraneo, potrebbe significare che gli alleati intendano attaccare il sud della Francia anziché il nord, e questa è un'ulteriore manovra di depistaggio che riesce a dovere. Il 6 giugno 1944 il vero Monty è alla testa delle truppe alleate che sbarcano in Normandia. Hitler oramai è talmente confuso che tarda a reagire, pensando che la Normandia sia soltanto uno dei numerosi punti d'attacco degli alleati, che dovrebbero avere molte più forze di quante ne abbiano in realtà. Questo è l'inizio dell'ultima fase della Seconda Guerra Mondiale. Clifton James ritorna al suo ruolo di tenente e, dopo il conflitto, all'anonimato e una vita normale. Tuttavia, nel 1954 viene autorizzato a pubblicare "Sono stato il sosia di Montgomery", le memorie della sua vicenda, forse un po' romanzate. Nel 1958 il libro diventa un film, La battaglia segreta di Montgomery, in cui Clifton James interpreta se stesso, il generale Montgomery, e se stesso che interpreta il generale Montgomery, in uno strano gioco di realtà e finzione. All'inizio del 1959 Clifton James si presta anche a un telequiz americano per far indovinare chi sia realmente l'ex sosia di Montgomery. Tutto questo in realtà per promuovere l'uscita del film negli Stati Uniti. Questa è l'occasione non soltanto per uscire dall'anonimato, ma anche per guadagnarsi il suo ultimo applauso in scena.